Questo sarà il nostro futuro se non riusciamo a sistemare questo discorso delle bollette, perché le bollette rimarranno sempre care e un'attività non può gestire a quei livelli che abbiamo visto là, quei prezzi là. Quindi ci siamo messi d'accordo con Don Paolo, che è il parroco qui della chiesa, dove ci fornirà le candele, noi i nostri locali li illumineremo con le candele. Così Carlo Miccoli, titolare del caffè Eccelsior di Pescara e presidente provinciale della FIPE settore bar, si è visto recapitare una salatissima bolletta della luce pari a 17.148 euro e in futuro ha detto che per illuminare il bar verranno utilizzate le candele messe a disposizione dal parroco della vicina chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Hanno lanciato un grido d'allarme a governo e regione Abruzzo anche Riccardo Padovano, presidente provinciale di Confcommercio, Gabriele Armenti, presidente FIPE settore ristoranti, e Giampiero Di Biase, presidente giovani FIPE di Pescara, e con loro l'assessore comunale al commercio Alfredo Cremonese, il quale ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione a tutti coloro che stanno affrontando una crisi profonda a causa della pandemia. Presidente Padovano, cosa chiedete al governo e alla regione? Che debba essere un intervento immediato. Ma è possibile che un'attività nella ristorazione, bar ristorazione della FIPE, Federazione Pubblici Esercizi, l'IVA viene quantificata al 10% per il consumatore, però per l'imprenditore l'IVA viene quantificata, in questo caso e l'energia, al 22%. Già questa dovrebbe essere una cosa che va rivista. L'accise non è un discorso che può essere applicato tout court per tutti. Ci sono attività e non attività. Allora, o noi rimettiamo bene e rifacciamo una riforma fiscale vera. Una riforma fiscale ci vuole. L'altra questione è il Green Pass, è diventato uno stress per noi. Abbiamo chiesto che il Green Pass venga ripristinato, almeno il controllo a campione. Vogliamo tutelare queste attività legate al food. Noi rischiamo di diventare tutti quanti dipendenti delle multinazionali. Assessore Cremonese, grido d'allarme delle associazioni di categoria anche al comune di Pescara. Cosa rispondete? Il comune di Pescara è assolutamente vicino alle associazioni di categoria, a tutti i commercianti, per l'ennesima batosta che li sta affliggendo, cioè quella del caro bollette. Voglio ricordare che il caro bollette purtroppo colpirà anche le amministrazioni. Il comune di Pescara ha già preventivato una spesa in più per le bollette di circa 2 milioni di euro. Oggi siamo al fianco dei commercianti proprio per sostenerli e faremo sentire la nostra voce, la nostra forza politica a Roma, perché il governo deve assolutamente intervenire a sostegno delle imprese e dei commercianti, che altrimenti dopo la pandemia, dopo già una crisi generale, potrebbero ricevere il colpo mortale da questo caro bollette.